Fabio Pierangeli, per chi non mi conosce ovviamente, insegno letteratura italiana all'Università, seconda Università di Roma, Tor Vergata, e sono appunto un vecchio autore, mi si passi questa espressione, vecchio autore con nuova cultura. Ho pubblicato i miei primissimi libri nel lontano 1995 con questo editore, e man mano appunto che cresceva la mia carriera, che anche l'editore Nuova Cultura si rinforzava come editore di punta dell'editoria universitaria romana, abbiamo pensato ad una collana che fosse il riferimento innanzitutto per la nostra Università di Tor Vergata, per poi allargarsi a altre università romane, altre università nazionali, con un comitato scientifico, come vedremo nel caso della collana Studi Letterari, aperto addirittura a personalità del mondo scientifico letterario europeo e addirittura con amici brasiliani dell'America Latina. Come è stato per me agli inizi della mia carriera un aiuto nella pubblicazione, appunto, le collane che stavano nascendo proprio in quegli anni di Nuova Cultura, così la collana Studi Letterari che oggi abbiamo in piedi vuole rivolgersi da una parte a studiosi affermati con il loro bagaglio di esperienza, ma anche di comunicazione al mondo dei giovani, al mondo universitario, affiancandoli a giovani studiosi che, come nel mio caso allora, vogliano pubblicare in maniera agevole e anche, diciamolo, economicamente vantaggiosa le loro opere. La collana è diretta da un comitato, appunto, che fa riferimento agli studiosi di italianistica dell'Università Tor Vergata, quindi i colleghi Caputo, Chiodo, Gareffi, Lardo e Raffaele Manica, e appunto questo comitato che si avvale di studiosi internazionali come Patricia Peterle, Marco Lucchesi e Andrea Santurbano delle università brasiliane. Il direttore che ho qui accanto insieme a me, responsabile della collana, è l'amico Roberto Mosena, con cui abbiamo condiviso molte pubblicazioni scientifiche, e all'interno della collana di Studi Letterari dirigiamo, con un altro comitato scientifico che assorbe anche altre personalità del mondo accademico, ad esempio americano come Michael Lettieri e Rocco Maria Morano, la rivista In Limine, che si rivolge anche questa a giovani studiosi e studiosi affermati del panorama italiano e del panorama internazionale. Le tematiche sono tante, principalmente la letteratura italiana, la poesia e la prosa, e anche la riproduzione di testi, come nel caso del Vizio Assurdo, opera teatrale dedicata a Pavese, scritta a quattro mani da Diego Fabbri e Davide Laiolo, di testi che le cui edizioni appunto erano esaurite, testi anche come operazione culturale da riproporre appunto nei nostri anni. Questo metodo di indagine anche scientifica e di cammino parallelo fra giovani promesse del campo scientifico e scrittori affermati l'abbiamo spostata anche nella sezione di questa collana che si intitola Creativa in Limine, di cui appunto parlerà l'amico Roberto Mosena, che è l'altro braccio, l'altra sezione dell'iniziativa appunto dell'editore Nuova Cultura che ci ha coinvolti. Sì, Creativa in Limine, come ha detto Fabio, in realtà nasce proprio come un prolungamento, quasi una costola della rivista In Limine, perché abbiamo iniziato ad ospitare alcuni testi di carattere narrativo e teatrale, anche di autori contemporanei. Ne sono giunti anche diversi, validi, di autori affermati e più giovani. Di qui l'idea di una collana che potesse in qualche modo ospitare gli amici e dare sostegno, diciamo, a queste pubblicazioni.
Per quanto riguarda Creativa, in Limine non c'è un sistema di referaggio, quindi siamo sostanzialmente noi i due responsabili scientifici, siamo noi che scegliamo i testi. L'avventura è iniziata con un testo che è qui e ora, Invito a teatro con Marco Baliani, Serena Maffia, Giuseppe Manfredi, Nina Maroccolo, quindi autori anche piuttosto noti sul campo delle lettere nazionali. Si sono affiancati poi negli anni alcune pubblicazioni come Together We Are Invincible, l'uomo che affittò un teatro per amore, altri testi invece di narrativa come I pesci lessi ed altre storie di Giovanni Aliberti. Diciamo che il fiore all'occhiello forse di questa collana è anche l'aver creduto in alcuni giovani che si stanno affermando, proprio come Serena Maffia. Di Serena Maffia abbiamo pubblicato altri due testi, Paese Innocente, che era un lavoro a metà strada tra pittura e critica e narrativa, e Ilaria Vuole. La Maffia, oltre ad essere poetessa, è autrice di teatro, e proprio questo testo metteva assieme Scheletri nascosti e Ilaria Vuole, che erano due atti unici. E per Ben il futuro rappresentato in speriamo, teatro, sì, ben rappresentate. varie volte in questi anni. Sì, abbiamo avuto anche ospite anche qui a Tor Vergata, e speriamo insomma di continuare su questa strada con una collana che affianca, come diceva Fabio, anche per gli studi letterari, delle presenze più affermate a quelle invece di giovani che si stanno pian piano affermando. Grazie. Ecco, per quanto riguarda il tema dei referì, appunto stiamo cercando di metterci in regola, ma non così per dovere istituzionale, ma proprio sentendo la responsabilità scientifica e didattica anche per quel che riguarda i lavori dei giovani, appunto offrendo la possibilità di tutelare questi libri prossimi che usciranno con il sistema dei referì ciechi. E per quanto riguarda anche la rivista In Limine, ci stiamo attrezzando. Ecco, segnalo nella rivista In Limine l'ultimo numero che ha avuto un buon successo perché è dedicato al centenario di Guido Morselli. È stato un numero particolarmente visibile in Italia ma anche all'estero, visto che proprio Andrea Santurbano, che fa parte del comitato scientifico della rivista, ha un saggio nella rivista e si è prodigato appunto non solo in America Latina ma anche in altre realtà a diffondere la rivista. Quindi anche in linea dei prossimi numeri si avvarrà dei referì ciechi e la rivista che è online sostanzialmente negli ultimi due numeri è partita come rivista cartacea. Avrà il servizio appunto on demand come negli altri casi appunto delle pubblicazioni di Nuova Cultura e della collana, quindi è visibile a tutti e qua ringraziamo anche l'editore gratuitamente e appunto chi volesse invece stamparla può richiedere all'editore e avere come il cartaceo appunto anche l'odore della carta che noi letterati ancora legati alla tradizione, ci interessa sempre avere un libro fra le mani, quindi appunto c'è chi ama quello che sarà probabilmente il futuro del libro, quindi una rivista online con tutta la possibilità di diffusione che la rivista in rete offre, però invece chi vuole il cartaceo con questa formula on demand può ancora appunto avere anche il libro stampato.